Parliamola del governo Monti. A questo punto cosa succede? Lei si attendeva che si dimettesse così? È stata una contromossa? Sì, speravo che si dimettesse anche prima, per la verità. E quindi prima si va al voto e meglio è. Lo diciamo da tempo, siamo pronti e speriamo che non sia un'altra finta, l'ennesima finta. Questo governo ha già fatto troppi danni, prima va a casa e meglio è. Lo studio del governo ha detto che se non viene approvata la legge sulle province ci potrebbe essere un caos a rischio i servizi. Lei cosa pensa? Caos c'è a causa di questa legge del governo sulle province, e quindi si tratta solo di rimediare ai pasticci del governo. E anche per questo prima ci saranno le elezioni, meglio è. Preoccupazione da parte dell'Europa, anche oggi il Presidente del Parlamento europeo ha detto che si rischia l'instabilità se dovesse tornare un governo di centrodestra. Lui si riferiva in particolar modo a Berlusconi. Sì, Schulz. Ma per me il discorso è molto semplice, la sovranità appartiene al popolo e il popolo italiano vota, e nessuno, men che meno Schulz o chiunque altro, può venire a dirci che cosa è giusto per noi. Non siamo a sovranità limitata, il popolo è sovrano e finalmente tornerà a esprimersi dopo un anno di commissariamento da parte di quei poteri europei che hanno creato solo danni. Una festa per noi. Questo Natale è doppiamente bello. Io avevo pronosticato che Monti non avrebbe mangiato il panettone e ci ho azzeccato. Avevo pronosticato che ci sarebbe andati all'Election Day e ci ho azzeccato. Ho pronosticato che la Lega vincerà in Lombardia e quindi non c'è due senza tre. L'appuntamento quindi è per la prossima settimana, c'è la Gazzebata proprio a sostegno della sua candidatura. Ah, l'appuntamento adesso, il primo appuntamento è tra poco sul palco, questa bellissima festa, e poi ogni giorno ci sarà qualche cosa da qui alle elezioni da parte nostra. Siamo iperattivi. Molti si chiedono cosa farà adesso Monti, se si candiderà con una sua lista, se vorrà fare il Presidente della Repubblica. Ma è la cosa che mi interessa di meno, francamente, che cosa farà Monti. Per me può fare quello che vuole. Vuole candidarsi? Bene, così sapremo quanto il popolo lo ama, molto poco. E mi pare che sia finita la stagione appunto del commissariamento, e questo è un bene per la democrazia, tutti dovrebbero essere felici. Tutti i sinceri democratici sono felici e noi siamo felici in questo momento.